plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be. Amici, evento importante qui in Rione Cardito, stanno per arrivare le rosse, una serata importante. Questa sera... La notte rossa! Presidente della neonata scuderia Ferrari Club Ariano Irpino, nonché delegato ACI e presidente di Guida la tua vita, chiediamo un bilancio di questa bellissima manifestazione che è stata la Notte Rossa nell'ambito del quinto raduno Ferrari, il primo sotto l'egida della scuderia. Allora, il momento più importante di questa manifestazione per me era la Notte Rossa. Perché questa nostra associazione, questa Scuderia Ferrari è nata per trasmettere messaggi ai ragazzi per quanto è importante la vita. Ci sono ragazzi che combattono, cioè in effetti giorno per giorno per vivere, e ci stanno altri ragazzi che sbuciano, perdono la vita per l'acqua e la droga. Cioè questa, l'ho voluta tantissimo questa manifestazione della Notte Rossa, proprio per trasmettere questo messaggio così importante, per far capire l'importanza della vita a questi ragazzi. E soltanto abbinando questi eventi con il primo raduno Ferrari, con il primo ritrovo Ferrari o con le simulazioni di incidenti stradali, riusciamo a trasmettere dei messaggi a questi ragazzi.
Ieri sera sono contento perché ci sono state oltre 15.000 presenze, è stato un dato molto importante. Dopo sono anche contento perché al di là di trasmettere questo messaggio che sto cioè, poco alla volta stiamo trasmettendo questo messaggio ai ragazzi, ma la cosa importante che abbiamo anche un altro obiettivo importante che abbiamo trasmesso, ci sono state oltre 250 adesioni per quanto riguarda prenotazioni per quanto riguarda il raduno Ferrari, soltanto 130 è stato possibile partecipare a questo evento anche per problemi di logistica, ma la mia soddisfazione è che sono riuscito a trasmettere questo messaggio in tutta Italia anche ai ferraristi. Il motivo per cui è nato questo raduno Ferrari è nato per l'alcol e droga e per il santuario per ragazzi di Sarpi e Valle Luca. Quindi un messaggio sociale di impegno, di solidarietà, ma anche una motivazione turistica alla base di questo raduno Ferrari che quest'anno ha unito a Irpinia e Sannio. Sì, ho associato il Sannio e l'Irpinia proprio per far capire queste bellezze che noi teniamo di questo territorio e è stato un... è importante questo evento di unire sia il Sannio che l'Irpinia. Ci sono state 50.000 presenze a Benevento, cioè noi siamo stati due giorni perché il raduno, il primo ritrovo, anche se è il quinto anno, ma adesso essendo scuderia ufficiale Ferrari, il primo ritrovo ufficiale a livello nazionale, ci sono state 50.000 presenze. È stato importante, è un dato molto importante. E ancora una volta... stiamo dimostrando come si possono fare le cose nel sociale anche non essendo politico, soltanto con la buona volontà. Quando si fanno le cose con il cuore, le cose vengono scelte. Voglio ringraziare le forze dell'ordine, il tenente Cirillo, il vicequestore, il capitano dei carabinieri che sono sempre a fianco ai nostri programmi, ai nostri eventi. Sono sempre disponibili 24 su 24 e colgo l'occasione per ringraziarle. Viva Ariano, viva i giovani, viva Valle Luca! La festa della Repubblica Italiana viene celebrata il 2 giugno ogni anno, a ricordo della nascita appunto della nostra Repubblica. Procediamo all'alza bandiera. Angelo. Alza bandiera. Thank you.
ringraziamenti, ancora un applauso ai nostri amici, la fanfara dei Vicari Pietro di Orsara di Puglia. Una profonda emozione. Dottoressa Stefanelli, un applauso. Intanto è un piacere rivederla sempre in pole position, sempre prima sulle barricate, perché bisogna comunque crederci. Buongiorno a tutti, e prima di cominciare però volevo rassicurare la moglie di Scaperrotta. Le chiavi del mio cuore, non del mio cuore, le chiavi del cuore della Presidente dell'ACI. Quindi il rapporto con Scaperrotta è un rapporto privilegiato, perché è una persona unica, è una persona che ha entusiasmo, una persona che ama il suo territorio. E quindi, diciamo, come presidente di un ente pubblico, ho voluto portarlo dalla mia parte, perché insieme, vivendo lo stesso sogno, potessimo aiutare questo sistema che evidenzia delle grosse criticità, lo potessimo portare ad altro livello. Ringrazio in modo particolare tutti i miei amici ferraristi di tutta Italia, un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine e un grazie immenso alla Presidente dell'ACI Stefanelli, che mi ha dato la possibilità di poter entrare nella terra del sangue. Io questo evento, la Notte Rossa, l'ho voluto proprio tanto, con il cuore. E il momento più importante dell'evento è la festa della Notte Rossa, per far capire ai giovani l'importanza della vita. Ci sono tanti ragazzi che lottano per la vita e ci sono ragazzi che si distruggono con l'alcol e la droga. E dopo è stata importante questa manifestazione, e sono anche contento che questo messaggio sono riuscito a trasmetterlo a tutti i federalisti d'Italia, che con me hanno sposato questo progetto che è partito dal cuore, questo progetto che è partito dal santuario di Vallelunga, perché il raduno Ferrari non è nato per il fanatismo di portare le Ferrari, perché ringrazio a mio padre, io sono nato con le Ferrari, ma per me era importante dare un sorriso a delle persone meno fortunate di noi, i ragazzi di Vallelunga, che sono la mia vita. Per questo è nato il raduno Ferrari. E in più, per noi da anni che siamo sul territorio, facendo la prevenzione dell'alcol, della droga e dei problemi sociali. Il mio telefonino è acceso 24 su 24, soltanto dalle 2 alle 4 per far caricare il telefonino. Io sono sempre a disposizione, sono del popolo, cioè questa è la mia vita. Vivo per Vallelunga, viva Ariano, viva i giovani, viva il santuario di Vallelunga. Grazie Alberto Scaperrotta. Yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic.
Bene amici, tutto pronto, una serata importante, questa sera ci divertiamo, cominciamo da capo. Ma che è colpa di Stefania? Allora,